Test drive Mercedes Marco Polo in versione speciale AMG Edition, una versione che non è presente in Italia ma che, avendo Mercedes selezionato la nostra testata quale unica testata italiana alla quale hanno concesso di fare un test drive sul Mercedes Marco Polo, abbiamo di buon grado accettato questa AMG Edition, versione sportiva bianca, la stessa che è stata utilizzata per fare i cataloghi e quindi per rappresentare questo veicolo. La meccanica è la 250 CDI con cambio automatico Tiptronic a 7 marce. Il mezzo ha 190 cavalli di potenza ed è assolutamente equipaggiato di tutto punto. Come potete vedere, l'esterno si presenta con la classica e direi ormai quasi scontata eleganza che ci si attende da un veicolo marchiato Mercedes. Il Marco Polo non sfigura né in un campeggio né in un'area di sosta, ma nemmeno nel parcheggio di un grandissimo resort dove siamo andati per goderci la nostra vacanza con una spa piuttosto che altro. Possiamo anche pensare di utilizzarlo per rappresentanza e perché no come seconda auto. Come vedete anche l'interno è assolutamente elegante e raffinato. Cabina guida con sedili in pelle, dotazione di prim'ordine, navigatore, viva voce, Distronic Plus, cambio 7 marce, joystick e pad per la gestione di tutte le funzioni, volante in pelle, comfort da berlina di alta gamma. I posti sono 4. 4 posti letto, 2 nella zona superiore del tetto, vedete, si solleva elettricamente la parte del tetto come avete visto dal video esterno e si abbassa in modo molto semplice, sganciando la rete, operazione che sto facendo con una mano, sganciando la rete si accede a un letto di ottime dimensioni, 2 adulti ci stanno tranquillamente. Ampie finestre, 2 prese d'aria fisse per una questione di sicurezza ma non solo, e 2 finestre apribili con delle grandi cerniere. Sono sistemate nella zona che idealmente andrà dedicata alla testa e quindi al riposo, dove sono presenti anche 2 lampade da lettura a collo di cigno. Anche i sedili posteriori sono in pelle, sono reclinabili, la cucina con piano in cristallo, acciaio, frigorifero a pozzetto di buone dimensioni, armadio con specchio, si può togliere il pianetto inferiore e utilizzarlo anche come porta abiti, indumenti un po' lunghi, chiudendo, 1 e 2, ripieghiamo con facilità la gamba del tavolo, lo abbassiamo, lo facciamo scorrere nel suo alloggiamento dove rimane fermo e non vibra nemmeno in movimento. Qui sotto abbiamo negli spazi dove sono riposte, qui la mia acqua per fare i test del frigorifero superati brillantemente, qui sotto abbiamo il serbatoio di recupero delle acque grigie e nell'angolo vi è la leva per scaricarlo. Chiudendo, apriamo la zona dei cassetti superiori dove c'è un cassetto ampio e un altro cassettino porta posate. 2 sedili completamente gestibili elettricamente, sia per quanto concerne il viaggio, dove si viaggia in maniera veramente confortevole, sia per quanto riguarda la trasformazione in letto, perché questo è il letto inferiore. Dopo vedremo come è fatto. Qui sotto un ampio cassetto per riporre tutto quanto occorre. Prese di corrente, luci interne, prese di corrente, ciuco USB e interruttore magnetotermico di sicurezza. Nella zona anteriore i comandi, beh, l'abbiamo già detto, sono quelli di una berlina di altissima fascia. Nella parte bassa troviamo quella che è la centralina di controllo. Dalla centralina si regola la sveglia, come vedete, si regola la temperatura, il frigorifero, la temperatura della stufa. Eccoci qua, abbassiamo un po'. Da qui si regola la temperatura della stufa, start and stop della stufa, spegnimento. Tornando indietro vediamo che abbiamo il controllo delle acque, carico e scarico, sistema di apertura e chiusura elettrico del tetto,
riscaldamento, abbiamo già visto prima, frigorifero. E qui si ritorna al menu principale che ci dà l'energia, la corrente, quanti volt abbiamo ancora disponibili in batteria e ci dà anche la temperatura esterna, che in questo momento è di 32,5 gradi, e considerando che siamo in Germania è direi che è abbastanza elevata. Zona posteriore, abbiamo detto, i sedili possono scorrere lungo la guida semplicemente azionando questa leva, e quando sono in questa posizione possiamo agire su questo comando, abbatterli, come vedete, per fare il letto sarebbe richiesto di smontare i poggiatesta, adesso per una questione di praticità e rapidità non lo facciamo. Come vedete sono anche andato molto avanti, perfetto, è completamente reclinato il primo, recliniamo il secondo, come vedete non si reclina soltanto ma si solleva anche la parte dove normalmente noi appoggiamo, questo per formare una superficie perfettamente piatta. Il riposo è assicurato, vedete, ovviamente con una superficie così uniforme. Voi direte ci sono parecchi buchini, parecchie altre cose, ma noi adesso ci spostiamo nella zona inferiore del vano bagagli e troviamo all'interno tavolino e sedie riposte elegantemente in questa zona, ma soprattutto il materassino supplementare che serve proprio a riempire quegli spazi dei quali vi accennavo prima. Come vi dicevo, adesso l'ho fatto in maniera molto molto provvisoria, giusto per darvi un'esemplificazione, ma si può arretrare, togliere i poggiatesta e la superficie diventa perfettamente uniforme. Bene, direi che questo è un veicolo che non ha tradito sicuramente le nostre aspettative, non tradirà neanche quelle di chi si accingerà ad acquistarlo. Bello, elegante, prestazioni su strada di primo ordine, veramente di una berlina di alta classe. La possibilità con la funzione Dynamic di modificare la spaziatura, chiamiamola spaziatura ma più che altro il rapporto delle sette marce, che va con un'erogazione che ci permette di stare in economy risparmiando gasolio, in comfort che è quella un po' più, diciamo così, uniforme, un po' più liscia, un po' più quella a cui siamo abituati, diciamo, e la versione sport che è la versione sport. Per quanto concerne invece il discorso del riscaldamento, oltre ovviamente a quello della vettura che comprende sia riscaldamento sia condizionamento, e abbiamo tutte le bocchette anteriori, 4 bocchette di distribuzione posteriore, una a destra e una a sinistra, sia sul lato dove sono io sia sul lato sopra la cucina, abbiamo anche il riscaldamento supplementare a gasolio che è distribuito anche con alcune bocchette ulteriori come quelle che sono presenti nel pavimento. Un mezzo, ripeto, idoneo sia alla vacanza sia a fare da seconda auto, sicuramente seconda auto di grande classe, ma che ci consente di viaggiare in libertà, di spostarci in maniera molto comoda, viaggiare veramente con piacere, quasi si potrebbe utilizzare tutti i giorni, perché effettivamente anche in città, nonostante le dimensioni che siano leggermente superiori ai 5 metri, è veramente agile. I consumi sono quelli di una berlina di alta classe, o meglio di un classe V, perché è la versione di Mercedes dalla quale il Marco Polo è derivato, e noi abbiamo percorso oltre 3000 km con una media di circa 11 litri per 100 km in alcuni posti, in altri, parlando invece di quanti chilometri abbiamo fatto con un litro, siamo arrivati anche a percorrere 12,5 km con un litro, naturalmente restando nei limiti. L'abbiamo testato anche sulle strade tedesche dove non c'è limite di velocità, l'abbiamo portato fino oltre i 200 km/h, sicuramente con una prestazione interessante sia per quanto riguarda l'erogazione, sia per quanto riguarda i consumi che ci hanno stupito, sia per quanto riguarda sicurezza e tenuta di strada. Naturalmente tutti i dispositivi di sicurezza sono i più aggiornati e questo è una garanzia quando si viaggia da soli o con la famiglia. In questo vi rimando e vi invito
ad acquistare il numero di Caravan & Camper di luglio-agosto 2017 in edicola o in digitale per vedere l'ampio servizio con le foto e tutte le considerazioni sul Mercedes Marco Polo. In questo caso, ricordo, è la AMG Edition. Non è disponibile in Italia, ma sono disponibili tutti gli accessori che ne concernono la dotazione, quindi si può tranquillamente portare il veicolo allo stesso livello di questo. Il prezzo lo scoprirete sulla rivista, così come effettivamente, come vi dicevo, tutte le considerazioni. Non mi rimane nient'altro che chiudere ricordandovi e ringraziando. Ricalcola la rotta al navigatore in base al traffico, e noi lo ringraziamo. Ringraziamo di nuovo anche Mercedes per aver concesso in esclusiva a Caravan & Camper Gran Turismo questo veicolo, il Mercedes Marco Polo in versione AMG, che per loro è la più rappresentativa per questo test su strada. Siamo onorati davvero di essere l'unica rivista italiana di settore selezionata per il test di questo veicolo di alta gamma. Con questo chiudo e vi rimando al prossimo test drive. Vi ricordo www.caravanecamper.it per scoprire tutte le novità di settore su veicoli, turismo, tutte le news, e il nostro canale video, raggiungibile sempre tramite l'home page del nostro sito, dove sono presenti tutti i test su strada e tutti i video che abbiamo fatto per voi. Buone vacanze a tutti!